Il Pescara pareggia per 2-2 con l'Imolese e chiude la stagione regolare al quinto posto. I biancazzurri nei playoff scenderanno così in campo all'Adriatico il 1° maggio con la Carrarese. Per l'Imolese ci saranno i playout come previsto, in attesa di capire se ci sarà invece la restituzione dei 2 punti di penalizzazione. Ma nel complesso i biancazzurri, che non solo non agganciano il 3° posto ma perdono anche la 4ª piazza a beneficio della Virtus Entella. Fischi dei 3.000 presenti all'Adriatico al 91esimo. Zauri manda in campo la sua squadra con il 4-3-3. In difesa dopo tempo si rivede Nzita, mentre a centrocampo dopo la squalifica torna De Risio. Per il resto formazione annunciata. Gli ospiti rispondono con il 4-3-3 per l'ex Belloni. A sorpresa c'è la panchina. Si parte su ritmi blandi nella fase di studio con le due formazioni che non forzano. Al 16esimo Clemenza in area di controbalzo conclude con la parata di Santo Padre. 1 minuto dopo Lombardi in area abruzzese a 2 passi da Sorrentino conclude malissimo, graziando la difesa abruzzese che rischia anche sul proseguimento dell'azione con il missile di D'Alena, che fa terminare la sfera di un soffio al lato. Meglio la squadra di Fontana al cospetto di un delfino molle. Si agita il tecnico del Pescara Zauri dalla panchina per provare a scuotere i suoi ragazzi. Gli ospiti giocano bene, al 27esimo passano in vantaggio con Liviero che in area con una pregevole rovesciata mette la palla alle spalle di Sorrentino per la rete dello 0-1. Male i biancazzurri con il solo Clemenza che sembra crederci. Al 33esimo doppia opportunità pescarese, prima con Ferrari che in area trova la risposta del portiere ospite e poi con Pompetti che alza sopra la traversa. Il pareggio del Pescara è però nell'aria e arriva al 37esimo con Dursi che crea, con Clemenza che non sbaglia siglando di testa la rete del pareggio. Il primo tempo si chiude qui. Nella ripresa pronti via i biancazzurri, al 1° minuto in vantaggio con Pompetti che su assist ancora di Dursi fa 2-1 riportando il Pescara in vantaggio e al 4° posto. Grande esultanza per il biondo centrocampista con il delfino che mette così la freccia dopo essere andato sotto. Ora si vede un altro Pescara che attacca non pago del vantaggio di misura. Appare invece in difficoltà la squadra di Fontana, anche se al 13esimo Lombardi chiama Sorrentino al salvataggio in calcio d'angolo. Al 14esimo si infortuna Drudi che viene sostituito dagli Anes. La gara resta aperta visto che dopo aver tenuto bene al 23esimo gli ospiti pareggiano con la rete di testa di Angeli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 2-2 il punteggio. Il Pescara però non ci sta, con Pontisso prima e Dursi poi che mancano il 3-2 e con le emozioni che si susseguono senza sosta visto che al 28esimo Clemenza in una classica azione di contropiede colpisce un palo clamoroso. Si resta così sul risultato di parità quando si entra nell'ultimo quarto d'ora di gara con le due formazioni che si allungano anche per via della stanchezza e con l'11 di Luciano Zauri che spinge anche se in maniera piuttosto disordinata alla ricerca del 3-2 che non arriva e con Cernigoi che al 39esimo manca il colpo per il nuovo vantaggio. La gara dell'Adriatico finisce sul risultato di parità e per il Pescara è un pareggio amaro. Il 1° maggio si tornerà in campo, ma occorrerà ben altra prova per superare il 1° turno dei playoff.